Quindi andiamo su Ranma e mezzo, vado velocemente io, nuovo episodio di Netflix, uscito, l'ho visto, e commenti, spoiler, ora lo metto qua, spoiler, capirai, però magari qualcuno non lo vuole sentire. Ah, quanto mi sono divertito qui, perché il primo episodio era un po' di introduzione, di personaggi, qua si arriva al fulcro, cioè che sia Kane che Ranma hanno dei pretendenti. Ma sì, essendo Ranma sia donna che uomo, questi pretendenti un po' si mischiano. E il personaggio di Kuno è sempre stato uno dei miei preferiti. Qua, Kuno Superstar. Io ce l'ho con Andrea perché se tu lo guardi in lingua originale, cosa che si fa sempre Andrea, sempre, sempre, la voce di Kuno è bellissima e stona completamente col resto, perché lui è tutto, io sono vecchio samurai, no? Onorevole, no? Tutta la voce così cavernosa, e Ranma fa, ma che cazzo vuole questo? Anche Akane stessa, e questo aspetto da grande samurai, perché gli altri prendenti sono tutti violenti, perché c'è sta cosa che Kuno ha detto, chi la batterà, Akane potrà uscire con lei, anche sta cosa un po' strana, vabbè. Kuno invece va lì con la rosa, e a me fa sempre morì, che non so, forse nell'anime degli anni 90 si diceva successivamente, qua si dice che lui perda apposta con Akane per un senso di, è un gentiluomo, no? Perché non vuole ferirla, quindi dice vabbè, io ti faccio comunque vincere Akane in ogni caso, cosa carina. Comunque molto molto divertente, mi è piaciuto molto le gag, la regia, i colori, tutto molto simpatico e ci sta. Ah, una cosa che non ho detto prima, la sigla è bellissima, io me la vedo sempre, è troppo bella quella sigla, mi devo mettere la canzone su YouTube e me la metto nella lista perché è fantastica. Quindi mi ha molto divertito, non ho visto woccate brutte fino a questo momento, le battute sono simpatiche, Nabiki strepitosa come sempre, e ci sta. Nabiki, amore mio. Cine Frank, quindi la prima e la seconda. Ma io comunque lo conoscevo già Ranma, non è che me l'avete fatto scoprire voi, io me lo vedevo quando, io sono più vecchio, no, forse sono l'unico, la più vecchia qui è Marse, scusami Marse, sì. Ho bisogno di dare al Cesare qualche tempo, poi vengo io da quello che ho capito. Ma io non si dice l'età di una siamo... donna. Vabbè, comunque, siamo bene o male la stessa, siamo tutti un po' coetanei, quindi pure io l'ho scoperto sui canali strani quando lo faceva su in campagna sui canali 7, 8, vabbè, comunque, per dire che infatti io mi ricordavo che i primi due episodi che io vidi all'epoca non erano così, infatti poi io mi sono andato a controllare e ho visto che questo è il remake. Però di solito il remake non vuol dire che sia cambiato tutto, invece qua è cambiato un sacco di roba, cioè certe scene... Dove, ad esempio, dove Kuno, si chiama Kuno il tizio lì, sta davanti, credo che sia una spot di flashback se non ricordo male, vabbè, sta sul, tipo sul palco del teatro e fa una scenetta lì, anche quella non c'è proprio, cioè ci sono dei tagli e dei cambiamenti di regia non indifferenti, e infatti mi hanno lasciato un attimo spiazzato. Comunque nel complesso, che vuocaggine vuoi, che qua è, cioè, i padri che decidono, combinano i finanziamenti e i figli devono stare zitti e muti, devono accettare la cosa, cioè patriarcato top, ovviamente. Infatti io solo per quello 10 e lode a questa serie. No, mi dissocio, ragazzi, ovviamente sì, ovviamente. Ha un canale patriarcato forever. No, si scherza. Mi dissocio. Patriarcato top. No, ma allora, ma lasciamo subito questa cosa. Infatti io poi, ragionandoci dopo, quando ho capito che era un remake, ho detto, cazzo, però hanno lasciato il patriarcato, no, parlando seriamente, l'hanno lasciato intatto. I padri hanno scelto i rispettivi compagni per il figlio e la figlia, beh, figlio, figlia e figlia. Capisco che è simpatico, mi fa ridere, ovviamente ha fatto ridere pure un sacco di volte, mi fa ridere il panda, varie altre cose, però ovviamente... Io, non essendo un grande appassionato di anime, magari posso non apprezzarlo come altri. A me fa strano più che altro che la serie passi dall'essere una romance a tutti gli effetti a Dragon Ball praticamente. All'improvviso diventano Dragon Ball, si mettono a... Poi un'altra cosa, non ho capito, ma come cazzo le gestiscono queste scuole in Giappone? Cioè, tu puoi vai a scuola e invece di la campanella, ti sfido a duello, il pubblico lo sa, ma che è?
È bellissimo, cioè è bellissima la parte, dall'altro lui dice ma che cazzo sto a guardare, ma perché sti ragazzini si prendono ammazzate, ma è stile Dragon Ball fuori da scuola, il che pure da noi, pure dalla scuola mia ci pigliavamo ammazzate, forse non in quel modo, però un po' ci pigliavamo ammazzate fuori scuola, però ripeto, non in quel modo. Niente, devo dire la verità, mi ha ripreso, ma alla fine mi piaceva anche l'originale in realtà. Mi fa piacere che bene o male lo spirito sia rimasto lo stesso, e anche se appunto da non grande amante esperto di anime, ho visto proprio i principali, Dragon Ball, Holly e Benji, Sailor Moon, tutta questa roba qua, lo sto apprezzando e probabilmente sì, lo porterò avanti, perché comunque i personaggi sono simpatici, il fatto che lui sì, vada, passi da... è simpatica il fatto che lui poi dovrà gestire i pretendenti maschili e poi dovrà invece gestire anche il suo fidanzamento con, come si chiama, Sakura, come cazzo si chiama, ragazzi? Akane mi sta tremendamente sul cazzo. Sì. Mi dà vibes Galadriel Rings of Power. Madonna santa, gli tirerei una capocciata ogni volta che parla. Le altre due figlie sono accettabili, per fortuna. Vabbè, Ranma è simpatico alla fine. È simpatico. Più simpatico nella versione femminile che maschile. E mi fa morire il padre delle ragazze. Pure lui mi fa morire. E niente, no, è simpatico, dai, è simpatico, continuerò a vederlo. Sull'animazione non mi pronuncio perché non sono un esperto, quindi Arca dice che la sigla è bella, è vero, è orecchiabile, è simpatica pure quella, l'ho guardata con piacere in tutti e due gli episodi, quindi niente, continuerò a vederlo e magari continueremo a parlarne, magari faremo pure una piccola approfondimento su Cinefolix. Sì, sì, tanto qua lo guardiamo un po' tutti. Ah, devo dire una cosa, poi faccio parlare voi. Sul fatto che non mi ricordavo che Kuno si innamora, diciamo, di Ranma ragazza, no, perché le palpa il seno. No, era nel secondo episodio. In realtà è perché lo batte, si innamora. Sì, ma si palpa il seno e quindi riconosce sì. Che è una ragazza. E quindi... però lui non lo sa, però lui non ha capito che è lui. No, sì, lui non lo sa. Si innamora di lei. Non mi fate gli spoiler! No! No, dico, Kuno si innamora di Ranma ragazza, perché le palpa il seno, cioè essenzialmente è quella la cosa, capito? Perché no, sennò è superficiale, ricordo... come cosa, non è vero, è che la trova... No, perché l'ha battuto, delle secondo due. Me. Secondo me perché l'ha battuto. Allora lui si è innamorato della donna forte. Perché è forte. Sì. Ah, mi fa ridere sì. Perché... Come sei venale, mamma mia! No, fa ridere, ed è, poi chiude l'episodio, perché lui era innamorato di Akane perché era bella e forte, no? Appena vede questa alta c'è la faccia di Akane che fa, ma scusa, cioè per mesi volevi... Obiettivamente, ora... obiettivamente Ranma versione femminile è più carina è di cosa lì, come cazzo si chiama? Akane. Di cazzo lì, sì, molto più carino. E poi Frank, ti dico questo così ti stuzzico, man mano che andrà avanti Ranma femmina giocherà sempre di più a fare un po' la porcellina, perché sa che noi maschietti penso siamo che... deboli, e quindi spinge molto di più una volta che prende confidenza con la sua versione femminile. E tante volte Akane si arrabbia e le dice smettila di fare il porco, e lui dice no, ma io lo sto facendo solo perché ho bisogno di quella roba lì, e quindi sfrutta proprio il suo corpo apposta facendo la sciocchina. Ecco. Ah, a me piace tantissimo. Innanzitutto mi piace un sacco il cambio di colori, specialmente quando Ranma si picchia con suo padre, che diventa tutto sul grigio, nero, viola, giallo. È bellissimo. Cioè, a parte il fatto che quando Ranma si picchia con suo padre panda, io lo adoro. Cioè. Non sono ancora arrivati i miei personaggi preferiti. Spoiler: sono Pichan e quindi Ryoga e Shampoo. Io adoro Shampoo. Shampoo per me è fantastica. Akane è un dito insopportabile. Anche quando lo guardavo da ragazzina, cioè tra Akane e Sabrina, quella, no, Tinetta, quella di Johnny, per me erano insopportabili tutte e due. Cioè proprio erano una cosa che non erano accettabili. E lo ritrovo ancora. Quindi vuol dire che l'hanno fatto bene, perché è come l'altro. I disegni mi piacciono, la sigla anch'io l'ho già aggiunta nella playlist di Spotify delle sigle degli anime, quindi sì. L'unica mia perplessità è che non credo facciano 160 e passa episodi,
quindi anche perché se no siamo qua ancora fra 10 anni a una alla settimana, no? Dovrò rivedermi pure quello originale allora, perché a me dà fastidio le cose incomplete, danno fastidio tremendamente. No, lo completeranno, ma secondo me taglieranno molte parti, molte storie, molte cose le taglieranno e ridurranno all'osso per fare quanto? Una trentina, quarantina di episodi, ma secondo me non di più. Scusa se ve lo chiedo, gli autori sono gli stessi di quello originale? Sono due studi diversi. Sì. L'autore del manga, l'autrice del manga, ok, è Rumiko Takahashi, ma il regista e sceneggiatore della serie no. Si vede, ecco, la qualità, cosa, del prodotto. Posso dire una cosa, non so voi, ma il doppiaggio di Ran a me piaceva più quello originale, la voce. No, doppiaggio, allora. Io già mi rompo il cazzo, guarda tutto in inglese, ma mi devo pure mettere a vedere la roba in giapponese. Io sto con Frank. Io sto con Frank perché sono amante del doppiaggio italiano. Allora sì. Anzi, vi dirò, sentendo Andrea che mi lantava questo doppiaggio ben fatto, l'ho ascoltato e mi ha fatto cagare. Ecco. Le voci sono talmente diverse che mi ha fatto cagare. Ecco, la però voce è bello anche di Ramma, la voce italiana di Ramma la preferivo quella vecchia. Quella vecchia era Massimiliano Alto, ovvero il doppiatore di Aladdin. Ci calzava veramente a pennello. Ma vai tu, dai, che poi finiamo e magari riusciamo a coinvolgerci in Frank velocemente. Sì. No, avevo capito Andrea. Perché parlava Andrea, gli ha detto vai tu e ho capito Andrea. Allora ragazzi, mi è piaciuto molto. L'unica, diciamo, cosa negativa che ci trovo, però l'avevo già detto l'altra volta, e che stanno, la trama è la stessa, io ho visto da poco, cioè per me non è un rispolverarlo, io l'ho visto negli ultimi 2-3 anni, ho visto Ranma vecchio, i primi 50 episodi, e mi sembra veramente rifatto tavola per tavola, se devo dire il manga, non lo so, cioè mi sembra molto fedele, quindi cioè sì, è un remake, Frank, come dici tu, però non potevano mai cambiare quella cosa del patriarcato, perché stanno proprio rifacendo, cioè lo stanno rifacendo con fedeltà, non vanno a cambiare una cosa così importante della trama, che è il matrimonio combinato, quindi sì, lo sto apprezzando, però quella è la mia noia è quella. Dal punto di vista invece visivo, devo dire che mi sono un po' ricreduto, perché con quel poco che potevano fare l'hanno svecchiato, cioè al meglio che potevano, e lo stile grafico è sempre quello alla fine, i disegni della Takahashi sono quelli, però sono riusciti a svecchiarlo nel miglior modo possibile, ma anche con la Mu, cioè, con la Mu l'avevano fatto già meglio, e quindi più o meno è la stessa cosa, anche se sono studi di produzione diversi, perché Mappa fa questo, invece quello di Lamu non è Mappa, quindi io sono molto soddisfatto, e anche del doppiaggio sono contentissimo, perché poi me lo seguo doppiato su Netflix. Doppiaggio va de retro, fare una campagna contro i doppiaggi, no, aggiungo che qua si scopre che la nostra Akane è innamorata del dottorino là, che si chiama Tofu. Che bel cognome Tofu, comunque. E mi ha fatto morire che Ranma fa, ma che cazzo sono, cioè, perché è lì che arrossisce? No? C'è Frank che è diventato Batman. Vai Andrea. Volevo solo dire questo, allora, innanzitutto, visto che abbiamo nominato Shampoo, che arriverà a breve, perché taglieranno un po' per tutto quello che abbiamo detto prima, e non possono fare 1000 puntate, anche perché Frank, devi capire che la serie anime vecchia, dove arrivava era solo a circa metà del manga. Quindi quelle puntate lì non potranno farne così, sennò dovrebbero essere 300 per coprire tutto, quindi taglieranno. E prima arriverà Shampoo, prima saremo tutti molto contenti, perché a parte che è un grande personaggio, fa scassare da ridere, ma poi lei è la bomba sexy che sa che vuole Ranma a tutti i costi, e lei si mette, va a cercare le situazioni piccantine, che tanto piacciono a tutti noi, e di cui io ho fatto anche uno short, quindi se state ascoltando e volete andarvelo a cercare, in riferimento al manga ovviamente, con una tavolina che YouTube mi ha parzialmente bloccato, e sono stato anche ammonito per quella roba lì, quindi ho dovuto poi farla più piccolina per non cadere lì. Andrea, ma pensi sempre a quello, va? Vabbè. Io faccio andare via il nostro Frank, che mi commenta però questa notizia. Facciamogli venire un coccolone al nostro Frank. Hugo Weaving dice: no,